Bene, ciao brava gente, spero che si veda. Allora, oggi parleremo di cosa hanno in comune gli intercooler e i frigoriferi e vedremo come questa cosa in realtà condiziona anche la costruzione di altre cose tipo il compressore. Allora, adesso sono fermo al minimo da un po'. Parleremo del come mai l'aria in aspirazione si scalda sui motori turbo. Quindi prima ve lo faccio vedere. Quindi questa è la pressione del turbo, questa è l'aria all'ingresso del... l'aria compressa, in teoria compressa, in questo momento no, che entra nel motore per andare a mischiarsi col gasolio. Allora adesso parto e andrò un pochettino piano, quello in mezzo lasciamolo perdere per il momento. Non usando il turbo, quest'aria qua scende perché adesso si è scaldata, perché la macchina era ferma, quindi nel vano motore si crea un po'. Noi siamo 18 fuori, qua dovremmo arrivare intorno alla trentina prima di poter dare evidenza di quello che voglio dire. Comincio magari a intavolare un po' il discorso. Bisogna vederla un po' come c'è una quantità di energia contenuta da ogni particella, no? Quindi nel caso dei gas, se queste particelle sono in un volume così e io le scaldo fino a metà volume, l'energia è più concentrata, quindi l'effetto misurabile è quello che si alza la temperatura, e questo è quello che avviene nel motore. Vedete, sto scendendo, quindi vuol dire che si sta un attimino... Ecco, rallentiamo, andiamo in seconda un attimino. Volevo che scendesse al minimo, poi dopo farò seconda, terza, quarta per farvi vedere che nonostante che la velocità aumenta, quindi la reazione sotto il cofano per vie traverse, perché un po' d'arietta passa, nonostante quello la temperatura in aspirazione si alza. Quindi siamo pronti, seconda, terza, quarta. Vedete che si sta alzando la temperatura. Questo perché? Perché io prendo l'aria esterna che ha 17 gradi, la comprimo in un volume più piccolo, inevitabilmente la temperatura di quell'aria si alza, ok? Quindi perché c'è l'intercooler? Cominciamo dall'intercooler. L'intercooler è dopo la turbina e serve come un radiatore per dissipare il calore acquisito dall'aria compressa dal turbo, in modo da entrare nel motore più fresco possibile. Perché più fresco? Perché se è più fresco quando è in pressione ci stanno più atomi, e significa più atomi d'ossigeno, quindi significa una macchina più prestante. Questo è il principio anche un po' dei frigoriferi, se andate un po' bene a pensare. Come funziona un frigorifero? Allora, c'è un compressore che comprime un gas, che in questo caso non è l'aria, perché qua il gas va e via, cioè te lo prendi, lo usi e lo butti via. Nel caso del frigorifero è un circuito chiuso. Però che cosa succede? C'è un gas che viene compresso, viene fatto passare in una serpentina che non è quella che vedete all'interno del frigo. Attenzione, questa qua è nascosta dietro. Comunque viene compresso un gas, viene fatto passare in questa serpentina che lo raffredda e idealmente lo riporta a temperatura ambiente, però lui è compresso. Poi cosa succede a questo gas? Che viene decompresso, cioè lasciato più libero, e fatto entrare nella serpentina all'interno del frigo. Cosa succede? Che lui passa da 20 gradi ambiente, viene compresso dentro la serpentina di raffreddamento, quella dietro il frigo, quindi va su a 40-50 gradi, poi viene di nuovo raffreddato, poi lo metto nella serpentina non compresso, quella che va dentro il frigo, lui si dilata, perde temperatura e mi va, per dire, a 0 gradi, quindi il suo effetto è quello di mantenermi un frigo a 4 gradi, ok? Questo è il principio. Una volta che sai questo, sai anche capire, ad esempio, se nessuno te lo spiega, tu ti trovi davanti a un compressore, ok? C'è il classico compressore che è un bombolotto con sopra il motore. Sotto c'è un ugellino che serve a cosa? Serve che tu lo svitti appena, non tutto, mi raccomando, perché se c'è pressione ve lo spara via, non lo troverete mai più. Comunque lo svitti un po', serve per far sgocciolare la condensa. Ma perché c'è condensa? Anche se io sono verosimilmente in una mezza stagione, o non dico in piena estate, ma mezza stagione. Perché? Perché il contenitore è a temperatura ambiente, 20 gradi. Il compressore, per caricare quel contenitore di aria compressa, prende aria a 20 gradi dall'ambiente, la comprime lì dentro. Lì dentro cosa succede? Che l'aria si comprime e automaticamente alza la sua temperatura. E allora cosa succede? Sulle pareti del bombolotto, che invece sono ancora alla temperatura originaria, quell'aria più calda va a fare condensa. Questa condensa genera delle gocce che scendono, e tu con quell'ugellino le puoi far fuori, ecco. Quindi, ad esempio, se tu sai questo principio dei gas, non hai bisogno che ti spiegano a cosa serve quell'ugellino, già ci arrivi di tuo.
Spero che questo video possa essere stato interessante. Vedete, 22-24 gradi. Adesso se io accelero, sono in quarta, subito va su. Perché? Perché io comprimo l'aria, che l'aria si scalda. L'intercooler ovviamente non ha un effetto totale di raffreddarmela e riportarmela all'esatta temperatura originale. Semplicemente io adesso, al posto di essere a 30 e qualcosa gradi, magari sarei stato a 50-60 gradi se non avessi avuto l'intercooler. Va bene? Ciao brava gente!